parlato per 3 anni al Colle. E questi discorsi finiscono con il capitolo 13, quando Giovanni scrive queste cose proprio la morte di Gesù. Poi, dalla metà del capitolo 13, per tutti i capitoli 14, 15 e 16, Gesù parla alla Chiesa. La Chiesa è quella che è riunita intorno all'Eucaristia, quella che è nel Cenacolo, chiaramente non a livello materiale, ma a livello proprio essenziale, a livello esistenziale. E anche questa seconda fase finisce con l'espressione queste cose proclamò Gesù. Poi nel capitolo 17 c'è una preghiera che si sviluppa solo tra il figlio e il padre e che è proprio l'immagine strutturale del prologo di Giovanni. Come il prologo è un inno cristologico nel cui cuore c'è stato l'annuncio della incarnazione, cioè di questo Dio che viene, così questa preghiera è una preghiera che ha nel cuore la resurrezione. La resurrezione è l'immagine speculare dell'incarnazione. Tutto ciò che è disceso con l'incarnazione sale. Ecco, quindi questa preghiera è l'immagine speculare, è l'altra faccia di un'unica medaglia, una faccia dove è il prologo, l'altra faccia è questa preghiera. E la volta scorsa noi abbiamo visto 3 cose fondamentali, su 3 punti ci siamo fermati particolarmente, precisamente sull'ebraicità di Gesù, sul fatto che questa preghiera, venendo presentata non come la preghiera di Gesù, ma come la preghiera del figlio, diventa la preghiera di tutti i figli. E terzo, l'invocazione della richiesta di Gesù al Padre di una sua manifestazione, cioè attraverso la resurrezione. Quindi la resurrezione, già da questo primo versetto noi possiamo capire che non è un miracolo, il più grande dei miracoli che Gesù ha fatto, ma la resurrezione è una teofania, è la più grande manifestazione di Dio nella storia. E ad un certo punto, vi dicevo, facciamo particolarmente attenzione a quanto possa essere difficile dopo questo capitolo 17, perché è una cosa che veramente è nel cuore, al centro della nostra fede. Chi non è in grado di accogliere, di capire queste cose, purtroppo non è il mistero di Gesù Cristo, è solo in quella cosa che noi chiamiamo la religione cristiana e che è l'equivalente di tutte le altre religioni. Detto questo, leggiamo i versetti 2 e 3, perché non credo che riusciremo ad andare oltre. Allora, tu gli hai dato potere su ogni essere umano perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Tu hai dato, ecco sia è un potere giuridico, è un potere reale, non simbolico. Quindi il padre ha dato al figlio, ecco sia, cioè il potere reale, su pases sarcos, su ogni carne è un'espressione per dire su ogni uomo, molto importante, poi vedremo perché, affinché egli dose via autois ad ogni carne, ad essi, zoe, ad ionion, la vita, quella eterna, quella per sempre. Che cosa possiamo notare in questi versetti? In questo versetto, allora, la prima cosa è che nessuno può dare ciò che non ha. Se Gesù può dare la vita eterna, vuol dire che lui ce l'ha. In Giovanni la vita viene resa sempre con 2 vocaboli. Quando parla degli uomini, Giovanni utilizza sempre il termine bios. Quando parla di Dio, utilizza sempre il termine zoe. Che cos'è bios? È la vita biologica. Noi diciamo è vita e riteniamo di essere vivi. Io però, guardate, c'è un'esperienza che qui ho accennato pure ieri sera e la ripeto dopo stasera. Io ogni settimana, se mi è possibile, cerco di andare al cimitero, ma non per un obbligo di qualsivoglia genere, ci vado perché è un momento in cui io posso fare memoria, perché per me fare memoria è una cosa importantissima, in quanto io ritengo che se una persona non è in grado di fare memoria è come un albero senza radici, non sarà mai in grado di produrre frutti. Fare memoria non è semplicemente un ricordare,
ma è un po' fare sintesi di quello che Adumo significa vivere. Quindi è un momento importante Adumo questo qui. E noto in questi miei, anche perché lì poi è un posto tranquillo, non ci sono strade piene di merda di cani, non ci stanno vociame sul cima da tutte parti, quindi è un momento in cui riesco a essere un po' sereno, perché è cosa che non mi riesce più mentre cammino per casetta, insomma. E c'è una cosa dunque che si nota immediatamente in un cimitero. Ci sono migliaia, migliaia e migliaia di lapidi, di tombe, e sono di tutti i tipi, perché praticamente dunque, si va dalle cappelle di tipo gentilizio, di marmo, bellissime, ricchissime, a tombe di una povertà, di una spaventosa, soprattutto quando entrate sulla destra, se scendete ci sono proprio dei locali sotterranei con delle tombe piccole, tutte sporche, annerite, vecchie, tombe piene di fiori, altre completamente abbandonate, uomini e donne, vecchi, giovani, di tutti i tipi. Però guardate, se voi vedete bene, queste differenze sono solo delle cose portate dalla gente che vuole trasferire in questo mistero che è la morte quelle che sono le nostre preoccupazioni mondane, perché poi in effetti quello che conta veramente è che su tutte queste migliaia di lapidi c'è stato un unico denominatore comune su cui nessuno di noi vuol mai riflettere. Qual è quello che rende uguali praticamente tutte queste tombe? Sono tutte caratterizzate da un nome e due date, una data a destra e una data a sinistra. Bios è questa cosa qui. Bios è effimero totale, eppure è quasi illusione, nonostante tutta la nostra arroganza del vivere, nonostante tutta la nostra superbia, nonostante il nostro tendenza a pensare di essere chissà che, bios è solo una piccolissima, insignificante parentesi del tempo. Questa è la vita che noi abbiamo. Ora, 2000 anni fa, in Palestina è comparso un uomo, questo tipo che noi stiamo esaminando da anni, il quale ha detto: no, io però voglio cambiare la vostra bios in Zoe, nella vita di Dio. Che cos'è questa vita di Dio? Poi lui dopo lo spiega nel versetto 3 e ci arriviamo. E poi Zoe è questo. Però io premetto qualche cosa, perché se voi leggete l'Antico Testamento, no? Vedete che a un certo punto nella storia dell'umanità compare un uomo, Abramo. Chissà, è un pecorato, è un membro di una società rigidamente patriarcale, rozza, primitiva, gretta, dove le bene più importanti sono le pecore. Una pecora vale più di un cammello, vale più di una donna. Tutto, lui è il padrone assoluto di tutti, è una società idolatra, adorano gli spiriti così, che stanno nelle pietre, e nei ruscelli, eccetera, eccetera. Quest'uomo vaga per deserti, lui e le sue pecore, i suoi servi. A un certo punto ha un'esperienza di fondo, avverte una presenza nella sua vita, questa presenza è Dio. E su Dio si qualifica sempre di più, fino ad arrivare a Mosè, come colui che è il vivente. Nell'Antico Testamento Dio è chiamato così, il vivente. La sua qualifica massima è quello di avere la vita. E quando poi Mosè gli chiederà: tu chi sei? Dio risponde: Eie Asher Eie, una forma arcaica di ebraico che significa io sono come colui che è. E a dire che lui è colui che era, che è e che sarà, cioè l'Eterno. Quindi Zoè, la vita come ce la presenta la Bibbia, non è semplicemente bios, la nostra vita biologica, che però non finisce mai, ma è qualcosa in più, è qualcosa di diverso. È il potere creativo, è il potere generativo, è il potere di fantasia che sto Dio ha, da qui vengono tutte le cose. Bene, 2000 anni fa in Palestina è comparso un uomo, io non voglio dire che è Dio, poi ognuno di voi sceglierà che valore dare a quest'uomo. È comparso uno che ha detto: io posso fare del vostro bios, lo posso fare Zoè. Ma quest'uomo, hanno detto, di tutto si è stato detto su lui, che era un bestemmiatore, che era uno schizofrenico, che era un in preda a delle allucinazioni paranoiche, che era un mitomane e così via. E noi in questi anni di studio abbiamo potuto appurare che nessuna di queste accuse è vera.
perché questa era una persona perfettamente coerente, perfettamente lucida, sempre presente a se stessa, estremamente generosa, quindi nessuno di queste cose dovrebbe bere. E allora chi è? Giovanni, quando parla di, già da prima, quando proprio ha iniziato con il suo libro, ha scritto, siamo nel prologo, a quanti però lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, a quelli che credono, ricordate lo sto verbo, ha dato il potere di diventare figli di Dio. Che significa diventare? La stessa cosa che dice ora, Dio è colui che c'ha, cioè figlio è uno che eredita dal padre, il servo non eredita, il figlio eredita. In un linguaggio religioso significa il seguace delle religioni, non ereditano niente. I figli dove ereditano, Zoè. E più avanti ancora, Giovanni, sempre Giovanni, in una sua lettera, precisamente la prima lettera di Giovanni, cioè non nella prima lettera, sempre nel Vangelo, scrive dunque così: come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso. Avere la vita in se stesso che cosa significa? Dio è colui che ha la vita in se stesso. È la vita. Bravissimo generale, bravissimo, non è semplice. Cioè Dio non è uno che ha la vita, noi siamo delle persone, siamo delle espressioni vitali che hanno la vita, hanno l'essenza che contengono la vita. Però a un certo punto, quando sto contenitore si dissipa, sta vita si dissolve. Dio invece ha la vita in se stesso, significa che Dio non è un contenitore di vita, ma che Dio è la vita. E questo tipo particolare che 2000 anni fa io camminando per Gerusalemme, per la Palestina, fino a che hanno guadagni, diceva: io ho la stessa vita che c'ha Dio, insomma. Quindi per noi il problema è noi che ne pensiamo, come ci poniamo di fronte a questa persona che dice queste cose. Per noi è un pazzo, viene allucinato, come, che cos'è? Anche perché vedete, io ho detto, fin dai suoi tempi, no? I suoi contemporanei, chi lo chiamava indemoniato, chi lo chiamava bestemmiatore, chi lo chiamava pazzo e così via. Però oggi, essendo molto più educati, si dice che questo potrebbe anche, un tipo strano che diceva queste cose, potrebbe anche essere frutto di un mito. Cioè che veramente è esistito un uomo che si chiamava Gesù, un profeta, un predicatore, come ce l'hanno dato in Palestina. I suoi discepoli però poi lo hanno mitizzato, e Giovanni, che scrive 60 anni dopo, Giovanni scrive alla fine del primo secolo, avrebbe trasformato questa figura storica di un umile predicatore della Palestina, gli illuministi questo l'avrebbe trasformato in un mito, il mito di colui che dà la vita eterna. È possibile una cosa del genere? No, perché ci vuole una serie per fare un mito. Beh, bravissima Adina. Cioè, perché un mito si concretizza, e questo non lo dico io, lo dicono gli studiosi, dove occorrono dei secoli. Ercole, il famoso tuo eroe, semidio, figlio di Giove, servitore dell'umanità, che compì queste. Per diventare l'Ercole che noi conosciamo, questo qui che ho descritto, si parte da un umile contadino della Frigia, cioè di una regione dell'Asia del Medio Oriente, che una volta ci sono un leone, però in mente era un uomo molto muscoloso, molto forte, un leone stava per morire, insomma ci sono un leone, no? Ed è diventato una persona, un poco alla volta è diventato uno che oltre al leone ci sarebbe pure il toro, poi è diventato uno che poteva pronunciare in stalla, poi è diventato uno, insomma poco alla volta. Ma perché dopo questo dall'umile contadino diventasse il figlio di Dio, di Zeus, cioè di Giove, sono passati 600 anni. Buddha l'illuminato era un principe del Nepal che si chiamava Siddhartha, ha aderito al ramo più estremo del vedismo, la religione, l'induismo, no? Sarebbe il ramo detto dei Vedanta, dove
Dio viene definito come l'assoluto trascendente, l'assoluto indicibile, l'assoluto inconoscibile, l'assoluto inaccessibile. Cioè è così lontano dall'uomo che praticamente l'uomo non lo può neppure pensare. Per cui nei Vedanta Dio si identifica con il nulla, con il nulla. I Vedanta praticamente sono una religione atea. E Buddha è stato influenzato da questo pensiero, per cui ha detto: no, io non voglio essere ateo, però non voglio parlare di Dio perché chiaramente non ci riesco. E così ha parlato dell'uomo. E ha elaborato tutto quel sistema di pensiero bellissimo, venerabile, che noi chiamiamo buddismo, che però è un sistema di pensiero agnostico, cioè che non si pone il problema di Dio. E questo buddismo poi poco alla volta si è diffuso dal Nepal verso giù, verso lo Sri Lanka, dallo Sri Lanka è andato in Oriente verso la Birmania, dove ha assunto la forma del buddismo Hinayana, la forma più vicina proprio alla vera predicazione del Buddha. Poi che cosa è successo? Che poco alla volta questo pensiero si è diffuso di nuovo al nord, cioè verso il Vietnam, la Cina, la Corea, dove si è trasformato nel buddismo Mahayana. Cioè Buddha che fine ha fatto? È diventato un illuminato che, avendo raggiunto l'assoluto, il Nirvana, avendo pietà degli uomini, non resta nel Nirvana, nell'assoluto, ma ritorna tutto indietro per salvare l'umanità. Diventa un Dio, diventa quindi dal Gotama Buddha l'illuminato, diventa l'Amitabha Buddha, diventa un Dio. Per cui un uomo che diceva: io non posso manco porre un problema a Dio, viene fatto un Dio. Ma perché questo accada? Quanto tempo passa? Passa la bellezza di 500 anni perché nasca il buddismo Mahayana. Ora, tutto questo non è compatibile con un Gesù che è vissuto e morto nel 33 d.C. e nel 90 già viene fatto Dio. Però c'è stata una motivazione ancora più importante. Prima di Giovanni, di Gesù, chi ha parlato? I sinottici. E i sinottici lo dicono che Gesù Cristo è datore di vita eterna. Sì, dove? Nel pan dei sinottici, i sinottici, perché guardate, i sinottici hanno scritto molto prima di Giovanni, avendo scritto molto prima di Marco, addirittura quando i contemporanei di Gesù Cristo erano vivi, è chiaro, non può ha creato un mito di una persona che è morto poco mesi prima. Ne parlano di Gesù come datore di vita eterna. Sì, ne parlano. Se ogni tanto voi facessi un sforzo di leggere un Vangelo, potreste anche capire, lo sapete, insomma. Precisamente Matteo è un esempio, non ne potrebbe anche altri. Al capitolo 25, quando c'è quella famosa scena che tutti vengono radunati, tutte le genti davanti, no, e lui fa il giudizio, li divide in due gruppi, criticati dalle pecore, scrive così: quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, egli siederà sul trono della sua gloria, che sarebbe il trono di Dio. Quindi già che ci dice chi è uno che si può saltare sul trono di Dio? Sto figlio dell'uomo è Gesù Cristo risorto. Poi c'è tutto il brano che io non vi leggo e alla fine finisce così: e se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Ed è allora Don Matteo, il figlio dell'uomo è uno che compiendo il giudizio dà la vita eterna, quella Zoè di cui parla. Quindi è chiaro che non può essere assolutamente. Sì, nel Vecchio Testamento non si parla di Gesù che dà la vita eterna. Di Gesù. Di uno che verrà. Messia. Si parla di un Messia. Non in un modo proprio chiaro. Ma questa è una cosa ottimale, perché ci fa capire che questa pretesa di un risorto non è qualcosa che i suoi discepoli hanno dovuto pigliare dall'Antico Testamento. Perché non è chiaro nell'Antico Testamento, quindi è chiaro che noi, perché se lo devo dire, loro hanno reso come devo dire, un fatto vanno personificato. Però dice, credono, è risolto il terzo giorno secondo le scritture. Secondo il senso generale delle scritture. Il terzo giorno Isaia, Osea porta un brano del genere, ma in ebraico il terzo giorno è un'espressione idiomatica per dire risorgerà subito.
Sì. Quindi tu, però non è una profezia tua proprio specifica, perché tu se dovete tutto il senso dell'antica scrittura, sto senso porta tuo a Gesù Cristo, ma in nessun posto è profetizzato proprio alla lettera che risorge il terzo giorno. Ed è un bene questo, perché altrimenti avrebbero detto che i discepoli hanno abbandonato una risurrezione prendendola dall'antico testamento. Quando a Emmaus risorto incontra quei due soldati e dice: non avete letto le scritture e non sapete che è risorto il figlio di Dio, che doveva patire poi si riferisce a un brano di Isaia al capitolo 56 di Isaia, dove parla del servo obbediente, dove parla di questa persona che si fa obbediente a Dio a favore dell'umanità e Dio poi lo premia, ma non sta scritto che lo vada a risorgere, no, che dice non sai che è perché siamo sempre lì, perché diciamo, è il senso del capito, ma non era non la lettera, la lettera non ci sta nessuna profezia del genere. Quindi la prima cosa che noi notiamo in questo versetto 2 è che quest'uomo, in un modo proprio prima di morire, in un modo lucido, consapevole, chiarissimo, senza proprio dubbi, ha detto: io ho in me stesso la vita eterna e avendola io la posso. Ora, solo uno che o è un pazzo allucinato, o è colui che veramente sta vita ce l'ha in se stesso. Una seconda notazione che possiamo fare, sempre su questo secondo versetto, è questa. Gesù dà la vita eterna, fa se stessa cosa, ad ogni carne. Dove ogni carne significa ogni uomo. Anzitutto, da notare una cosa. Giovanni scrive in greco, ma un greco, per indicare l'umanità, per indicare un uomo, mai e poi mai si sarebbe sognato di indicarlo con il termine carne. Perché? Perché c'è una visione platonica. Bravissimo, perché c'è in tutta la cultura greca, non solo quello della Grecia, ma tutta la cultura del Mediterraneo di 2000 anni fa, cioè di quelle terre dove imperversava l'ellenismo, è fondata su un assioma, su un principio, su un dogma di fondo, che l'uomo è costituito da corpo e anima. Il corpo è la materia ed è la parte contaminante, la parte, come devo dire, proprio tenace, la cacca, una prigione, Platone diceva, in cui è incapsulato, è imprigionato l'essenza umana vera, che qual è la ragione, è la mente, quello che noi chiamiamo l'anima. Per cui un greco non si sarebbe mai espresso così. Se noi avessimo potuto chiedere a un greco di quell'epoca: tu chi sei? Chiaramente facendo un po' di filosofia, no? Non tu chi sei, chi risponde sarà Antioco. Questo qui avrebbe risposto: io sono la mia mente, io sono il mio spirito. Io sono la mia anima. Se invece lo chiedessimo l'avessimo chiesto a un ebreo, anche oggi vanno la stessa cosa, l'ebreo risponde: io sono il mio corpo. Cioè io sono questa cosa qui, questa che si vede, quando non si tocca. Bene, sto Gesù, questa persona che noi stiamo presentando da un punto di vista storico, è uno che, parlando degli uomini, li definisce all'ebraica. Ad ogni carne, a ogni uomo, che cos'è ogni uomo? È carne, è un corpo. Quindi io sono venuto a portare la vita di Dio, cioè, ad ogni carne. Ma se noi avessimo in noi stessi, legata alla nostra umanità, al nostro essere uomini, avessimo qualche cosa di eterno, ma voi non sapete ricevere su Gesù che è venuto a fare? Che è venuto a farsi crocifiggere come agli Abel, se noi già abbiamo qualcosa di eterno in noi stessi. Sì, ma se noi siamo figli suoi, cioè siamo noi diventiamo figli suoi, non nasciamo figli di Dio, noi diventiamo figli di Dio. A quanti lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio. L'uomo di per sé non ha nulla di eterno. Noi siamo stati cresciuti nella nostra Chiesa con una pastorale improntata di platonismo, non di Vangelo. E ci hanno detto che noi siamo formati da un corpo e da un'anima immortale.
Se noi abbiamo un'anima immortale, immortale che significa? Eterna. Ma mi sapete che dice su Gesù Cristo che è venuto a fare? A darci un'eternità di, noi, di cui noi ci siamo forniti. No, ma l'immortale può essere della parte tua, quindi è immortale. Quello che hanno detto tutte le religioni di questo di questa, cioè praticamente ognuno di noi, quindi noi viviamo. Allora poi l'anima, il corpo si dice, l'anima invece dove va in questa zona, dove c'è, in questa dimensione dove c'è Dio, il quale poi stabilisce a secondo di quello che abbiamo fatto, di quello che non abbiamo fatto, se noi dobbiamo andare in un posto, dobbiamo andare in un altro posto. Ma che c'è bisogno che venisse Gesù Cristo? Perché già da secoli lo dicevano tutte le religioni orientali, cioè il principio causa-effetto, per cui una certa causa produce un certo effetto, positivo o negativo, sta nel karma dell'induismo, dove ci sta nello shintoismo, c'è stato anche poi ci sarà nell'islam, nell'ebraismo, dappertutto. E allora è chiaro che Gesù Cristo sta dicendo qualcosa di diverso. Sta dicendo che noi, in quanto carne, noi siamo il nostro corpo. È chiaro che in questo corpo c'è stato un principio materiale, l'Adamà, la nostra discendenza d'Adamo, e c'è stato un principio spirituale, il soffio che Dio inala in Adamo. Vi ricordate Genesi? Allora Dio crea ogni essere vivente, in ogni essere vivente inspira la vita, lo spirito. Solo nell'uomo, Adamo ed Eva, solo nell'uomo non ispira semplicemente la Ruà, cioè il principio vitale, la capacità di vivere, la capacità vitale, ma che cosa ispira? Il Nishamat Gajim, un alito vitale, che è la nostra componente spirituale che ci rende tutti immagini di Dio, non figli di Dio. Quindi siamo tutti fatti a immagine di Dio, tutti abbiamo la nostalgia di Dio, anche se poi la tendiamo a camuffarla in tanti modi, le idolatrie, le superstizioni, le magie e questo non può essere l'anima per i greci? No, non è la stessa cosa, no, perché l'anima per i greci è un ente che esiste di per sé, è una realtà finita, è solo imprigionato in un corpo, il corpo si disfa e questa realtà torna luce nella luce, goccia nell'oceano. Invece per l'ebraismo, dalla fusione di quest'alito di Dio con la materia, fusione significa che diventa una sola cosa, inscindibile, è l'uomo, questa cosa è l'uomo. Allora quando l'uomo muore, muore tutto, non muore a metà. Leggete la seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5. Quando questo nostro contenitore di credo si disfa, noi abbiamo eccetera eccetera. Quindi, praticamente, se Gesù Cristo è venuto a portarci la vita eterna, significa che l'immortalità, quello che noi chiamiamo l'immortalità, il vivere oltre la biologia, è qualcosa che è solo ed esclusivamente nelle mani di Dio attraverso Gesù Cristo, non è nelle mani nostre. Nessuno, noi siamo pure illusione, siamo effimero, come dicevo prima, noi, lo dice la Bibbia, non io. L'uomo è come l'erba dei campi, si secca e non serve ad altro che essere bruciata. Bruciare nel linguaggio biblico significa annichilire, significa non esistere più. Pensate alla sorte di Sodoma e Gomorra, che non esistono più perché su di loro è sceso il fuoco. E allora ecco che esiste la vita eterna, ma la vita eterna è solo ed esclusivamente legata all'azione di Gesù Cristo. E anche questo non è però guardate, se mi interrompete, poiché sono dei concetti difficilissimi, se mi interrompete continuamente io perdo fine. Cerco di finire un po' prima e mi fate, conservate le domande e me le fate, va bene? Anche questa affermazione di un uomo che è solo carne, ed essendo solo carne, solo destinato ad andare in un sarcofago. Pierluigi, che cos'è il sarcofago? Mangia carne, insomma. Sarco significa carne, fago significa divorare. Il sarcofago, cioè la tomba, che è quella che divora la carne, cioè divora l'uomo, lo divora e non esiste più. Già prima di Giovanni,
praticamente quasi 50 anni prima di Giovanni, c'era uno che ha scritto le stessissime cose, per cui anche questo, le stesse cose, non si è inventato Giovanni. Chi è questo che ha scritto 50 anni prima? San Paolo. San Paolo. Nella lettera ai Romani, San Paolo scrive dopo così: ora invece, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, raccogliete il frutto per la vostra santificazione e come traguardo avete la vita eterna. Perciò il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Gesù Cristo, adunque Signore. Vedete, c'è una posizione netta. L'uomo di per sé è destinato a una sola cosa, la morte. Il credente in Gesù Cristo è destinato alla vita eterna, però siccome per morte non possiamo intendere la morte biologica, perché a quella ci vanno incontro tutti, anche i credenti in Gesù Cristo. Quindi è chiaro, la morte di cui sta parlando San Paolo è la morte definitiva, è l'opposto dunque della vita, è l'antitesi della vita eterna. Se la vita eterna è la vita di Dio, la morte sarà l'annichilimento e non vita. Non so se sono riuscito a farmi capire, insomma. Quindi è chiaro che questo annuncio che fa Gesù Cristo, il cristianesimo, guardate, è questa cosa qui, tutto il resto, cioè le beatitudini, il Padre Nostro, le parabole bellissime di Luca, è tutto contorno. Contorno non sto dicendo che è qualcosa di serie B, sto dicendo che è conseguenza. È una strada per... Ma la cosa di fondo è solo questa cosa qui, quando Paolo va ad Atene, non va a insegnare la bellezza delle beatitudini, non va a proclamare quell'icona bellissima della parabola del figlio prodigo, ma va a proclamare di Gesù Cristo morto e risorto, e ognuno che crede in questo e muore e risorge con Gesù Cristo. E come chiamano a San Paolo quando va a dire queste cose? Spermolo. Spermolo, raccontatore di stronzate. Però San Paolo questo va a dire, e questo dobbiamo dire noi, perché oggi la gente proprio pensa quando ci si pensa, nel senso che sono sempre più pochi quelli che ci pensano al cristianesimo, pensano a tutt'altro, ma non pensano a questa cosa qui, che invece anche la Chiesa non ne parla quasi più. Questo invece è l'essenza, il cuore del cristianesimo. E guardate che poi un'altra cosa da notare è che in questo versetto 2, ma anche in tutti i versetti che seguiranno, per indicare questo Gesù che porta la vita di Dio, è utilizzato sempre il verbo doreo, questo è un futuro del verbo doreo, dove doreo significa sempre, solo ed esclusivamente donare. Là viene tradotto dare, ma uno può dare perché è costretto a dare, dà perché ha avuto molto des, dà perché ho promesso questa cosa, quindi ora te la devo dare. Ma là non è così, il greco va tradotto solo ed esclusivamente con donare. Se voi pigliate il vocabolario, io l'ho fatto, sto verbo può essere tradotto solo in tre modi: donare, regalare, riempire di dono. Basta, non c'è sta nessun altro tipo di significato. Quindi, dunque, Gesù Cristo, dunque, la vita eterna, la dona. La vita eterna non è il premio dei buoni. La vita eterna non è il premio di quelli che vanno nelle chiese, nei templi, nelle sinagoghe, dunque, nelle moschee o dunque, compagnia bene. La vita eterna è per ogni uomo che piglia in considerazione questo tipo che va a dire sti cose, insomma, a un certo punto. Allora capite l'importanza di riflettere su questa figura storica, cosa che nessuno più vuole fare, che perché Gesù Cristo è chi che va a dire sti cose, cazzo, a un certo punto. In effetti è in contrasto con la cosa che c'è che tutti poi sono perdonati, cioè è in contrasto, no? Ma Dio non vuole altro che questo. C'è anche chi non ti mette in cammino, per esempio, cioè poi viene perdonato, noi non sappiamo salvato, cosa no? Di certo c'è anche l'unica cosa c'è, sì, l'unica cosa c'è è che poi ti metti in cammino, però non ti metti in cammino. Ma vuoi metterti sempre in cammino? Cioè, poi lo cerchi, non lo cerchi. Guarda, cioè, non è chiaro. La cosa più bella che può capitare a una persona è quella di conoscere. Tu prima lo conosci e prima l'hai sul tesoro in mano, insomma. Però Dio vuole che questo tesoro venga posto nelle mani di tutti. Per cui fino all'ultimo giorno, fino all'ultimo, a quella fase in cui si passa dalla vita, si passa in quell'altra dimensione, Matteo lo dice. Gesù Cristo con i segni della sua
croce, perché quella è la salvezza, con i segni del suo potere salvifico, si riproporrà a ognuno, perché Dio vuole che nessuno, Giovanni capitolo 3, discorso a Nicodemo, perché Dio vuole che nessuno si perda, neppure Hitler. Ma a noi questo ci fa senso, perché chiaramente ma la nostra... morte tutti, cioè tutti chiedono. Tu dici, c'è anche il più alto, non so se c'era questo studio. Tu dici? Sì, che c'è stato questo qua che era più. No, dice, ognuno di tutti. C'è una persona. Morte, ma una persona che la sua vita l'ha passato completamente ripiegato su se stesso, senza aprirsi minimamente agli altri, in quel momento sarà capace di aprirsi. Una persona che ha identificato il vivere con tenere gli occhi chiusi, in quel momento non sarà capace di aprirgli gli occhi. A volte sì. Una persona che... A volte sì. Ma è sempre comunque una... Quindi questa possibilità ci sta, però io penso... È sempre un pentimento che... Però quello che è proprio sicuro, che è certo, che risulta dal messaggio di Gesù, è che veramente Dio in Gesù Cristo, attraverso Gesù Cristo, vuole arrivare a recuperare tutti i suoi. Però sei veramente, o non è la paura che ti credi? Però non ci dispendiamo, senti, vorrei finirlo, sennò veramente tutti i minchioni che stanno, insomma. Non sono coerenti. Siamo arrivati al versetto 3. Io devo prepararmi. Autete estin e aionos zoe. Questa poi è l'eterna vita, la vita eterna, ina che gnostosin conoscano te, l'unico vero Dio, e on attestensas, colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Quindi lui dice: Padre, fammi risorgere, perché attraverso la risurrezione io posso dare la vita eterna a ogni uomo. E poi dice, la vita eterna è conoscere te, l'unico vero Dio. Cioè il versetto 3 è un versetto esplicativo di tutto quello che è stato detto finora. Cioè finora ha detto dalla risurrezione, ogni uomo e compagnia bene. E che cos'è la vita eterna? È conoscere te. Cioè Gesù spiega, ma poiché, come ho detto prima, all'inizio tu non c'eri, quindi sta attento, questa preghiera è una cosa che si svolge solo ed esclusivamente tra il figlio e il padre. È uno slancio del figlio verso il padre, perché i discorsi sia alle folle sia alla chiesa sono ormai finiti, sono chiusi. Essendo questo un versetto esplicativo, Gesù sta spiegando a Dio che cos'è la vita eterna. Dito, come si mette la situazione? È mio. È chiaro che non può essere così, insomma. Dove sta? No? Se un attimo sta cosa. Se dove questa preghiera, questa no, preghiera? Che noi stiamo. Dove la stava a fare questa preghiera? Nel cenacolo. Ah, e quindi sempre la preghiera della chiesa. Però tutti quanti gli uomini, no? Sì, però siccome tutto quello che lui lo dice rivolto al padre, non rivolto agli altri. Era per dare un esempio agli altri. La chiesa che prega. Sì, cioè lui ha incarnato il senso, però bisogna spiegarlo bene. Cioè Gesù è figlio dell'uomo. Cioè Fabiana, questo versetto sicuramente non l'ha detto Gesù, perché se la preghiera è tutta strutturata in un discorso tra figlio e padre, essendo che è una nota esplicativa, è chiaro, è assurdo, non ha proprio, Gesù non può spiegare qualcosa a Dio, insomma. Quindi è chiaro che questo versetto non è di Gesù. E noi lo capiamo, per uno che ha un minimo di attenzione, c'è stata una cosa chiarissima che ci fa capire che questo versetto è postumo, non è di Gesù. Non è possibile che l'abbia detto Gesù. Quando dice colui che è mandato, la seconda parte. È colui che è mandato Gesù Cristo. E perché? È proprio questo, e perché? Perché lui si definirà figlio dell'uomo, perché si definirà figlio dell'uomo. Perché Gesù, tutto il Vangelo, mai Gesù ha chiamato se stesso Gesù Cristo, e non poteva farlo, perché? Cristo si intende dopo. Bravissimo, perché Cristo, la formula Gesù Cristo è una formula post-pasquale. Quando la Chiesa, cioè quei discepoli, la gente che si induce in angolo, ha visto Cristo risorto,
ha ripigliato in mano tutta la scrittura, ha ricominciato a leggere tutta la scrittura per cercare di capire chi era questa persona eccezionale, insomma, e ha capito chi era questa persona e ha sintetizzato questa sua comprensione in questa forma, Gesù. Quindi la formula Gesù Cristo è una formula appartenente al primo secolo dopo Cristo, quindi sarebbe un anacronismo pensare che Gesù chiamasse se stesso Gesù Cristo, insomma, è chiaro. Quindi questo versetto non può essere di se non è di Gesù, di chi è? Perché vedete, il problema è grosso. Dopo io parlerò di una grossa difficoltà che ci viene da questo versetto. Allora, se questo versetto è opera di un amanuense, guardate chi sono gli amanuensi? Quelli che scrivono i codici. Quando un codice si consuma, lo copiano. Chiaramente l'amanuense è solo un tecnico, quindi non ha nessuna esistenza particolare. Allora, se questo versetto è di un amanuense, questo versetto non è Vangelo. Quindi è quello che ci mettiamo ancora, lo saltiamo. Okay. Sesto versetto, viceversa, è del redattore giovanneo, quindi non di Gesù, ma di colui che ha scritto materialmente il Vangelo, l'agiografo si chiama il redattore giovanneo. Allora, l'agiografo invece è una persona, come dice San Paolo nella sua prima, San Pietro nella sua prima lettera, tutta la scrittura è profetica, perché tutta la scrittura, parola per parola, perciò noi la studiamo parola, è ispirata dallo Spirito Santo. E allora, se questa è stata scritta dall'agiografo, pur non essendo stato detto da Gesù, comunque è Vangelo, e allora ci piace o non ci piace, ma studiamo, cioè dobbiamo cercare di capirlo lo stesso. Come facciamo a stabilire se questo versetto interpolato è stato interpolato dall'agiografo o da un amanuense? Ma una manovenza non si limitava a ricopiare. A ricopiarlo. No, però queste, molte volte davano anche la spiegazione, c'erano anche delle spiegazioni. Sicuramente questo dove è stato scritto dall'agiografo, cioè dopo dal redattore giovanile, sicuramente Vangelo. Ce lo dice il testo critico. Voi lo sapete che cos'è il testo critico? Il testo critico è il testo scientifico, cioè prodotto non da cristiani, ma prodotti da studiosi di antichità, di archeologia, di papirologia, di grafologia, però studiosi di linguistica, indipendentemente se fossero cristiani, ebrei, atei, tutta sta gente nel giro di 40 anni si è letto tutti i manoscritti che esistono sulla faccia della terra riguardando Don Giovanni. 5.000. Cominciando, sono oltre 5.000, scritti alcuni in greco, altri in arabo, altri in aramaico, altri in etiopico, confrontandoli secolo per secolo, quelli del primo secolo e del secondo secolo, si è scoperto che questa frase esiste anche in quelli del 120 d.C. Noi abbiamo di Giovanni un manoscritto che è del 120, che è praticamente la prima copia dell'originale. E anche in quello c'è sta, quindi non può essere prodotto di una manuenza, ma sicuramente di un agiografo, e quindi ci dobbiamo pensare, Ito ci ha avanzato a forza, e allora poi viene il problema. Finora, noi ogni volta che Gesù Cristo ha parlato di vita eterna, ha sempre legato la vita eterna, cioè la salvezza, chiamiamola paradiso, salvezza, come lo volete chiamare voi, l'ha legato a un verbo particolare. Qual è sto verbo? Di nostro no. Al verbo pistevo, credere, chi crede in me. Ho letto pure dei versetti di Giovanni prima, dove pistevo significa credere. Vi ricordate che ho sempre spiegato il verbo pistevo in greco traduce l'ebraico aman, la radice ebraica mn significa appoggiarsi. Per cui chi è il credente? Non è quello che vagamente pensa che ci può stare qualcosa nell'aldilà, non è colui che fa un vago generico riferimento all'aldilà, ma è colui che pone tutta la sua fiducia nella persona in cui ha fede, nel nostro caso in Gesù Cristo. Però pistevo, credere, ha dei contenuti precisi, per cui non chiunque dice io credo, senza dire dice io credo, ma pistevo ha come contenuti di fondo che cosa? Uno, ascoltare, Shema Israele Adonai, ascolti Israele, il Dio è l'unico, il Dio è con te, così. Il secondo verbo è custodire. E io vi faccio sempre l'esempio di Maria, Maria ascoltava queste parole, che custodiva le seguenti. Il terzo verbo è
testimoniare. No, sto parlando sempre di una dimensione interiore della fede. E il verbo maturare, discernere, fare discernimento, non tutto ciò che brilla è luce. Non ogni lucciola è luce. Quindi questi atteggiamenti interiori, quello dell'ascolto, della custodia, del far fruttificare, l'atteggiamento di Maria, no? Che gli capita tutte queste cose nella vita, lei le conserva nel suo cuore mettendole insieme, cercando di capire che pure Maria ha dovuto fare la fatica del credere, non solo lui, ci ha mai sforzato, insomma. Tutti questi sono gli atteggiamenti interiori del credere. Poi ecco, dopo che questi atteggiamenti interiori che costituiscono il contenuto si traducono in atteggiamenti esterni, visibili, tangibili, che sono martiurein, testimoniare, agapan, amare, acolutein, seguire, passo passo. Bene, in tutte queste due traduzioni noi possiamo mettere il verbo gnosco. Perché il problema è questo: se noi diciamo la vita eterna viene data a coloro che hanno fede, allora andando dalla vecchietta di una poverina che davanti all'altare mette il suo obolo, finendo tutti quanti al Papa, tutti coloro che hanno fede sono salvi. Se noi però diciamo questo, la vita eterna è conoscere, e guardate che il verbo gnosco in greco significa conoscere per apprendimento, conoscere per studio, conoscere per informarsi, per informazione, cioè è qualcosa che richiede l'intelligenza, l'intelletto, la ragione. Allora che significa? Si salva soltanto lo studioso, si salva soltanto tutto il teologo, l'esegeta, il biblista, insomma, a un certo punto, è chiaro di no, ma si salva tutti quelli che hanno fede, dove sta fede però diventa una fede cosciente, sì, consapevole, attenta, la fede capace di essere trasmessa. Per esempio Giovanni dice queste cose, ma non le dice solo Giovanni. Quando Pietro nella sua prima lettera scrive: fratelli, siate sempre pronti a dare ragione della vostra fede a chiunque ve lo chieda, ma fatelo con retta coscienza. Che significa? Che io di certo non ci faccio come testimoni in cielo, che me la cercassi per caso, che gli voglio dirla, cercare di convincere la gente, oppure devo cercare di costringerla a psicologica. Non devo fare nessuno, io devo stare lì a testimoniare la mia fede. Però se chiunque poi mi chiede ragione di questa fede, perché tu credi, perché ti comporti così, perché fai così, io devo essere in grado di rispondere, ma lo devo fare con retta, dice San Pietro nella sua prima, con retta coscienza, che significa lui non può dimmi avvenire la riafritta a gente. Se io voglio parlare di Gesù Cristo ci ha già parlato con competenza. Ci devo parlare dicendo, sapendo quello che dico, non già dice stronzato, non già dice frotto, cioè faccio un danno all'annuncio del Vangelo, non una cosa buona. E quando Paolo dice nella sua lettera che si salva colui che crede, ancora una volta il verbo pistevo, e poi aggiunge, ma come faremo a credere se non ascoltiamo questo Vangelo? E come faremo ad ascoltare se non c'è sta qualcuno dunque che annuncia? E come ci sarà qualcuno che annuncia se non c'è sta qualcuno che invia? Cioè, io posso credere solo ed esclusivamente se ascolto dunque qualcuno che mi parla dunque di Gesù Cristo. E come ci sarà qualcuno che parla se qualcuno non è inviato, cioè non è preparato, non è coscientizzato dunque poter fare una cosa dunque del genere? Capite dunque Paolo quello che dice? Vuoi a me se non evangelizzassi? Noi dobbiamo essere degli evangelizzatori, però dobbiamo essere degli evangelizzatori mandati, cioè specializzati, è una parola brutta, però è la verità. Non possiamo andare a parlare di Dio oggi a una società che ha un bisogno estremo di Dio, perché vive in una condizione di povertà estrema, non a livello economico, ma a altri livelli. Come faccio a essere necessario? E vedete qual è il grado, il livello di parlare di Dio dopo dei preti, di quelli che si sono arrogati il diritto di salire sui pulpiti, insomma. A predicare dovrebbe essere in grado di annunciare il Vangelo, chi è capace di farlo, sia prete o laico, sia uomo, donna, come so, perché chi ha questo carisma dovrebbe farlo, però la Chiesa si è sempre occupata.
prima di tutto di queste cose, poi a fare processioni, i bambinelli, i fiammi, là, eccetera, eccetera. Non so se è chiaro il concetto. E quando Matteo dice le cose che vi dico nell'orecchio, voi gridatele sui detti, l'orecchio che cos'è? Le cose che vi dico nell'orecchio significa tutto quello che lo spirito vi suggerisce nella coscienza, voi andate a gridare sui detti, cioè andate a riempire la società di quello che voi avete capito. Ma come faremo a gridarlo? Che cosa andremo a gridare se non siamo capaci neanche di comunicare accidenti della nostra fede agli altri? Capisci? Capite quindi perché Paolo dice... e la vita eterna è questa, è conoscere te. E guardate che conoscere significa proprio questo, significa proprio sapere le cose in cui si crede, avere coscienza, consapevolezza piena di quello in cui si crede. Infatti, quando poi si diverrà la sua prima lettera, che poi la prima lettera di Giovanni, altro che una spiegazione del Vangelo, bene.